Compartiti. Ecco Jean-Michel all'interno. Jean-Michel, ma mi sembra che in buona posizione, con 4 c'è Guy Cooper. Però io penso che esca uno dei primi, difatti, perché Guy Cooper, quindi Jean-Michel Bahille con il 23 Badermanni. Se non andiamo errati, vedremo poi in seguito. Alcuni numeri non si leggono bene perché sulle moto ci sono le apparecchiature per il rilevamento in tempo reale del tempo della posizione in gara, servizio di cronometraggio. Gary Cooper, Jean-Michel e Tyson Volland. Allora, Guy Cooper, Jean-Michel Bahille, poi Volland con il 25, quindi con il 17 di Madson, un pilota destinato ad essere riassorbito. Donny Smith. Con il numero 6 abbiamo visto Jeff Ward, non abbiamo ancora visto bene in che posizione si trova Michele Monti, che è l'unico italiano al via. Quinto nella batteria di qualificazione, settimo nella semifinale. Vedremo Michele Monti dove si trova, è in 13ª posizione con il numero 24. Naturalmente il regista Goti ci farà vedere fra qualche fase anche Michele Monti, ma ora seguiamo la testa della corsa con i protagonisti già pronti a difendere la loro posizione, quelli che stanno in testa e gli altri ad attaccare. Intanto è Jean-Michel Bahille, sembra il più sciolto, ecco Michele Monti in 13ª posizione, alle prese con Bob Moore. Davanti a Bob Moore, quindi, all'inseguimento di Holvet, un belga, e quindi in 11ª posizione Pekka Vekonen. Si comincia ad attaccare. Jean-Michel Bahille quindi all'attacco, insomma per Guy Cooper è solamente un'illusione questa, Alex. Per me sì. Tu hai iniziato. Michel passa sempre all'interno, anche se il terreno è molto scivoloso, riesce a stare in piedi. Ed è questo, diciamo, è il mistero. Ecco lì il mistero, non riesco a capirlo nemmeno io. Comunque Jean-Michel Bahille, che vediamo sempre in seconda posizione con Guy Cooper in fuga, ha già annunciato che nel 1993 passerà alla velocità, ha già fatto indigestione di motocross. Ora tu sai stare, guardate, ecco, la sala terminava fuori abbondantemente.